E questa è una grande novità di Club Napoli, della nostra trasmissione, perché praticamente diamo la possibilità a tutti di interagire anche attraverso il nostro spazio Facebook, che lo ricordiamo, si chiama Club Napoli Teleclub. L'abbiamo aperto in settimana e già ci stanno pervenendo numerose segnalazioni da parte dei nostri utenti. Ad esempio c'è Marianna, che in riferimento proprio a quello che dicevi tu, cioè Sì, esaudisci subito questa sì, novità del Club Napoli, mi sui piace motivi della questa sconfitta. pagina, mi piace, bravi ragazzi. Sui motivi della sconfitta, praticamente io questa settimana ho chiesto un po' di chi è la colpa, di Mazzarri, come diceva l'amica che ci ha chiamato prima, della mancanza di Lavezzi o di chi che sia. Marianna ci dice: al di là dell'arbitraggio non impeccabile del signor Rocchi, credo che il Napoli ieri non fosse in forma smagliante. Non era il solito Napoli, insomma. Pesa tantissimo l'assenza di Lavezzi, ho visto un Cavani troppo solo lì davanti. Ma non può essere una squadra Lavezzi dipendente. Occorre cercare dei sostituti all'altezza dei più grandi. E secondo me Marianna, in questa sua mail, ha espresso tutti i motivi reali Ha fatto un della. riassunto alla grande, direi, diciamo, tutte le motivazioni che sono alla base di quella che è stata la Sì, partita perché di ieri. guarda Carmine, non è possibile che il Napoli, se rinuncia a Lavezzi, rinuncia al 50-60% del suo potenziale offensivo. Ora si chiama Lavezzi, domani si può chiamare Hamsik, domani ancora si può chiamare Cavani. Il Napoli deve avere una rosa comunque più competitiva. Abbiamo detto prima che il Milan aveva Cassano in panchina. Se a uno a turno tra Ibrahimovic, Pato e compagnia bella viene un raffreddore, comunque c'è un Cassano in panchina, c'è un sostituto all'altezza. Noi purtroppo non abbiamo sostituti all'altezza Però e questo, diciamo, sarà un elemento cui provvedere almeno nel prossimo calciomercato. diciamo subito però che nelle intenzioni del Napoli era un po' Mascara che doveva, diciamo così, assolvere a questo ruolo di sostituto di lusso, perché no, del Napoli. Secondo te quali i motivi per cui questo calciatore non sta riuscendo dopo una grande ovazione? Io ricordo il grandissimo applauso ricevuto nella sua apparizione al San Paolo, non sta invece poi riuscendo a dare l'apporto sperato. Allora, innanzitutto dobbiamo subito essere chiari con i nostri telespettatori. Mascara non è Cassano. L'ultimo Mascara era finito in panchina anche a Catania, un Catania che lotta per la salvezza, quindi per rimanere in Serie A. Quindi già da qui si nota la differenza tra il Napoli e le milanesi. Le milanesi quindi si sono rinforzate, chi con Pazzini, chi con lo stesso Cassano. Il Napoli invece ha preso un calciatore comunque di bassa Serie A. Quello che forse balza all'occhio di Mascara è magari qualche gol fenomenale da centrocampo che magari sca avrà scatenato sicuramente l'ammirazione di tutti gli addetti ai lavori, però queste cose Mascara le fa comunque sporadicamente, fa un paio di giocate così all'anno. Non è Mascara un giocatore, secondo me, imprescindibile per una grande squadra.